tutt'altro Teramo. Purtroppo mercoledì c'è stata una prestazione sottotono e avevamo voglia di rifarci, di riscatto, e questa è una vittoria importante. Penso che la squadra se la sia meritata per come ha approcciato la partita e per come poi si è svolta. Eravamo molto delusi dalla sconfitta di mercoledì perché comunque, a prescindere dal risultato, non eravamo contenti della prestazione. E quindi penso che quella oggi c'è stata e di conseguenza anche il risultato. Ecco, quindi va bene così. Io sono contento per i 3 punti, che per me è l'obiettivo fondamentale. Io mi metto al servizio della squadra e quello di finalizzare è un po' il compito di tutti. Oggi è stato bravissimo Pedro a darmi un ottimo pallone e insomma siamo andati in vantaggio subito. Peccato perché potevamo finalizzare qualche ripartenza nel secondo tempo in cui ci sono state, secondo me, delle occasioni molto importanti che potevano chiudere la partita e non ci siamo riusciti, ma come ripeto, l'importante era vincere la partita e l'obiettivo è stato raggiunto, ecco. Era la prestazione che doveva essere totalmente diversa da quella di mercoledì. Dovevamo riscattare non tanto il risultato, perché quello è solo una conseguenza. Noi non eravamo contenti della prestazione che abbiamo fatto mercoledì e quindi per questo c'è stata una maggiore attenzione, una maggiore voglia di raggiungere il risultato e di fare una bella prestazione. Quindi ci siamo riusciti e a prescindere dal gol che sia pesante o meno, l'importante era raggiungere la vittoria. Ti voglio chiedere se c'è qualcosa che manca e se sì, che cosa manca ancora a questa squadra per, dai, diciamocelo, per potersi giocare il campionato. No, ma io, guarda, io ti dico sinceramente, io ho un pensiero diverso, nel senso che noi ci ripetiamo sempre che dobbiamo migliorare. In ogni partita ci sono degli errori, li studiamo, li analizziamo e pensare a cose più grandi, no, sinceramente guardiamo partita per partita, cerchiamo di migliorare, io non sto lì a guardare classifiche, cose, perché tanto siamo ancora all'inizio, succederanno talmente tante cose che è inutile stare lì a fare mille ragionamenti. Siamo contenti di questo inizio di campionato, però siamo sicuri appunto che arriveranno momenti difficili, perché comunque insomma, ci può stare nell'arco di un campionato un momento di difficoltà. Dovremo essere ancora più bravi lì, come lo siamo stati oggi dopo la sconfitta di Catanzaro, a riscattarci, ad avere voglia tutti insieme di arrivare ai risultati. Solo così poi alla fine vedremo quale sarà il risultato e la classifica.